È un vero e proprio allarme quello lanciato dai dermatologi in occasione del mese della rosacea. L'emergenza Covid-19 ha causato meno controlli dallo specialista e l'uso delle mascherine ha aggravato una patologia di per sé già complessa. La rosacea è infatti una malattia cronica della pelle che provoca pustole, arrossamenti sul volto, molto impattante anche dal punto di vista psicologico, che colpisce circa 415 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni in Italia. Ricordiamo che fondamentalmente il sesso più colpito è quello femminile, intorno ai 35-40 anni di età. Ed è chiaramente un problema che è molto sentito nel sesso femminile. Allora, proprio in considerazione di quegli aspetti clinici che io ho discusso, è cambiato completamente l'approccio. Prima si davano dei prodotti per tutti, per i capillari, per l'eritema, per le papule, per le pustole. Adesso, nel momento in cui si identifica se esiste una componente di arrossamento persistente, si potranno utilizzare dei farmaci vasocostrittori che funzionano su quelli. Se abbiamo le telangiectasie con i capillari dilatati prevalente, si opterà per una soluzione laser. Se abbiamo le papule e le pustole, possiamo utilizzare dei farmaci antinfiammatori elettivi a base di ivermettina che funzionano benissimo. Infine, se abbiamo quadri molto complessi, possiamo anche utilizzare una terapia sistemica a base di antibiotici con un dosaggio molto basso, quindi non pericoloso. La novità sta nel fatto che in quei pazienti che possono presentare tutti questi aspetti, possiamo anche combinare le diverse terapie secondo una priorità che verrà stabilita dal dermatologo. Quindi prima leviamo le papule e le pustole, che è la componente oltretutto più disturbante, e quello che rimane poi, la componente del rossore, se va trattata con le creme bene, se va trattata con il laser, o possiamo anche combinare laser con creme. Secondo un'indagine condotta in Canada e Germania da Galderma, da inizio pandemia il 33% delle persone con rosacea si è recata dal proprio dermatologo e solo l'8% ha ricevuto un videoconsulto. Così come in Italia, rispetto al 2019, si è avuta una riduzione di circa il 58% del numero di ricette per prestazioni specialistiche. Dati preoccupanti, soprattutto perché colpito da malattia cronica, le cui cure necessitano di controlli periodici. La rosacea, come ogni malattia cronica, che quindi abbiamo detto può migliorare ma può anche ricomparire, necessita di controlli periodici, i quali però a causa del Covid hanno subito forti rallentamenti. Durante questo periodo Covid, solo una piccola percentuale di malati con rosacea si sono regolarmente recati dal dermatologo o hanno ricevuto un videoconsulto. Per cui il messaggio mio è quello che è importantissimo: non interrompere i controlli periodici dermatologici, soprattutto per la riuscita del trattamento. Mi rifaccio a quello che avevo detto prima: è importante avere un contatto costante col dermatologo, perché è lo specialista che poi sceglie quando cambiare e quando sospendere un determinato tipo di trattamento per passare a un altro. Un recente studio italiano pubblicato su Dermatologic Therapy Journal ha analizzato l'impatto dell'uso della mascherina nei pazienti con rosacea e acne non in trattamento. Con quali risultati? A fronte di questo, noi abbiamo fatto uno studio prospettico osservazionale arruolando 36 pazienti con rosacea in remissione e 33 pazienti con acne in remissione. Ad ora li abbiamo osservati in teledermatologia in due tempi, a T0 e a T1 dopo 6 weeks, quindi 6 settimane. I pazienti andavano indossando durante il lockdown, da marzo a maggio, la mascherina per almeno 6 ore al giorno. Le mascherine potevano comunque essere mascherine chirurgiche o mascherine FFP2. Conformi comunque alle norme vigenti, non dovevano essere le cosiddette community mask. Ora ci siamo resi conto sostanzialmente che questi pazienti hanno esperito un peggioramento della patologia cutanea, sia da un punto di vista del medico, quindi un physician reported outcome, sia da un punto di vista soggettivo, e quindi l'esperienza di malattia è peggiorata, la qualità di vita è peggiorata, il prurito è peggiorato. Qui ci siamo resi conto che sostanzialmente le mascherine possono andare a modulare in senso negativo la gravità delle dermatosi facciali anche se sono in remissione.
Per aiutare chi è colpito da rosacea, Galderma ha realizzato il sito www.facciafacciaconlarosacea.it. Qui, una volta compilato il questionario, viene generata una guida per la visita dermatologica personalizzata che faciliterà il dialogo medico-paziente.